Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, alzati». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Si è lodato Gesù Cristo, sempre si è lodato. Eccoci giunti a martedì 13 settembre 2022. Oggi ricordiamo un grande santo che è San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa, il santo che era chiamato appunto Bocca d'Oro, perché predicava in un modo così meraviglioso, così pieno di amore per il Signore, che questo gli ha meritato l'appellativo di Bocca d'Oro. E anche i suoi scritti sono veramente meravigliosi, vi consiglio di leggere almeno qualcosa di quello che lui ha scritto. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 7, versetti 11-17 di San Luca. E oggi vorrei condividere con voi una bellissima preghiera prima di iniziare la nostra catechesi, la nostra breve meditazione. Vorrei condividere con voi una preghiera scritta da Dondolindo Ruotolo, veramente bella. Io vi consiglio di recitarla tutti i giorni. Se andate al mattino alla messa, subito dopo la comunione del mattino, magari durante il ringraziamento, oppure se andate a messa la sera, allora al mattino appena svegli. E Dondolindo scrive così: che cosa ammirabile potersi mettere la mano sul cuore e dire, quindi proprio fisicamente fatelo, mettiamo la mano sul cuore e diciamo, e teniamola sul cuore per tutto il tempo di questa bellissima preghiera. Sono tempio della Santissima Trinità, tutto dedicato alla sua gloria. Sono di Dio, debbo esserlo sempre. Non posso dissacrare neppure una volta sola il mio cuore dedicato a Lui. Egli è il mio dolce padrone, io sono il suo servo, io sono il suo schiavo d'amore, ma la mia servitù mi nobilita e la mia schiavitù mi rende figlio della piena libertà e dà all'anima mia un volo grande d'amore. Ecco, io penso che se ogni giorno noi recitiamo questa preghiera, qualcosa succederà di molto bello nella nostra vita. Proseguiamo quindi il nostro ciclo di meditazioni e siamo arrivati al... Stiamo facendo il libro Un cardiologo visita di Gesù, di Franco Serafini, I miracoli eucaristici e la prova della scienza, e siamo arrivati a quanto accaduto a Buenos Aires. Ora vediamo i fatti. Siamo a pagina 45 del libro. 1992, attenti bene. La sera di venerdì 1 maggio 1992, e quindi questo non lo scrive lui ma lo dico io, quindi siamo al primo venerdì del mese,
Che sapete, le date sono importanti, eh? Siamo nel ciclo dei primi, a noi ormai tanto cari. Primo venerdì del mese, 1° maggio, mese dedicato alla Vergine Maria. Non sono coincidenze queste. Carlos Dominguez, un laico ministro dell'Eucaristia, vede sul corporale, cioè la tovaglietta quadrata su cui si poggiano i vasi sacri sull'altare per la messa, davanti al tabernacolo, 2 frammenti di ostia. Il corporale lo possiamo trovare o, appunto, come vi ho detto, sull'altare per la Santa Messa, oppure proprio davanti alla porticina del tabernacolo. Anche lì ci dovrebbe essere un corporale, in modo tale che quando io estraggo l'epissidi dal tabernacolo si appoggiano su questo corporale. E questo è il caso, siamo in questo caso. Non è sull'altare, sul corporale dell'altare che lui vede i frammenti, ma è sul corporale del tabernacolo, davanti al tabernacolo. Ci sono 2 frammenti di ostia a forma di mezzaluna. Probabilmente qualche tempo prima sono caduti dall'apisside, l'apisside del vaso sacro custodito nel tabernacolo che contiene le ostie consacrate. Ne fa parola al parroco padre Juan Salvador Carlo Magno, che, pensando fossero frammenti non più freschi, gli dice di applicare la procedura di purificazione ricordata sopra. Quindi 2 pezzetti di ostia vengono posti nell'acqua di un piccolo recipiente di ceramica che viene chiuso nel tabernacolo. Ecco, io sono già intervenuto su questa questione, intervengo ancora, interverrò tutte le volte che mi si presenterà l'occasione, perché è una cosa troppo importante. La Chiesa permette questa procedura? Io personalmente sono assolutamente contrario. Lo ripeto, la Chiesa permette questa procedura, ma io sono assolutamente contrario. Non con lo spirito di colui che vuole ribellarsi o disobbedire, ma con lo spirito di colui che dice grazie di questa concessione, ma non è necessaria, nel senso che posso fare io come sacerdote o nel caso come laico, come abbiamo già visto, per esempio un'ostia che cade per terra, un'ostia trovata, come vedremo più avanti, un'ostia trovata sporca, tutta rovinata, buttata lì in un angolo, lo vedremo, posso io intervenire e fare che cosa? Assumerla io. Ecco qual è lo spirito di questo no grazie, capite? Non è lo spirito di cui chi dice no grazie perché è per un atto di superbia, dice io mi ribello ai dettami della Chiesa, tutt'altro. La Chiesa mi offre una via, come dire, più facile, diciamo così, più consona alla mia libertà, io ne scelgo un'altra, meno consona, magari al mio gusto, alla mia natura, ma assolutamente più consona alla fede eucaristica che devo avere. E devo dirvi che sono rimasto veramente tanto grato a Dio quando un giovane, poco tempo fa, mi ha chiamato e mi ha detto: sa padre, ascoltando tutte queste meditazioni sull'Eucaristia e tutto quello che ci dice, così, mi dice, io ero accanto a una persona malata, gli hanno dato la comunione,
gli ho dato l'Eucaristia, ma questa persona malata non è riuscita a deglutirla. Quindi l'Eucaristia è rimasta tutta imbrattata della saliva del malato ed è riuscita dalla bocca. Si è solo tutta riempita, bagnata, tutta riempita della saliva del malato e di fatto però non è stata deglutita, è rimasta lì sulla bocca, sul lato della bocca. E allora cosa hanno fatto? Siccome non sono riusciti a fargliela deglutire, l'hanno raccolto con un cucchiaino e l'hanno messa dentro un bicchiere di acqua. Non l'hanno messa nel tabernacolo e questo giovane mi dice: sa, quando sono andati via un po' tutti, mi ho detto non posso lasciarlo lì. Pensate la provvidenza di Dio come ha agito, sentite bene cosa è successo? Non posso lasciarlo lì a macerare nell'acqua. È il cuore eucaristico di Gesù. È il cuore pulsante di Gesù. E allora mi dice, quindi voi pensate, hanno raccolto col cucchiaino l'ostia, vuol dire che hanno raccolto anche la saliva del malato. Per forza, hanno tirato su la saliva del malato, hanno tirato su l'ostia macerata dalla saliva del malato e l'hanno messa dentro nell'acqua, dentro un bicchiere. E allora io sono andato al tabernacolo, senza dire niente a nessuno, ho preso il bicchiere e ho bevuto tutto. Io mi sono commosso. Ho detto: mamma mia, che esempio. Che bello sapere che ci sono anime così a questo mondo. Che bello sapere che ci sono giovani così. E poi, dove ho ritrovato questo bicchiere? Non nel tabernacolo, ma vicino al lavandino. Voi immaginatevi se l'avesse lasciato lì. Era probabile che Gesù finisse nel lavandino. Capito? È il cuore eucaristico di Gesù. Ci crediamo, sì o no? Se ci crediamo, niente lo può rendere non mangiabile. E questi miracoli eucaristici che stiamo vedendo sono lì a dirci proprio questo. Sono lì a dirci: guarda che tu nell'acqua stai mettendo il mio cuore. Tu stai mettendo il mio corpo dentro quell'acqua. Qui non era pieno di saliva, non era tutto sbavato, non era pieno della saliva di un malato. No, qui erano semplicemente due frammenti di ostia, caduti, neanche caduti. Sì, erano lì, sul corporale, niente di più pulito. Ma semplicemente scrive perché forse non erano più freschi. Ecco, io vi dico, ve lo dico sempre, no? Quando vi dico il mio pensiero, ve lo dico sempre: voi prendetelo e buttatelo nel cestino. Non c'è problema, fate benissimo buttarlo nel cestino, ma io non posso non dirvelo. Voi fate benissimo dire: ma padre, me sta dicendo una cosa che però la Chiesa, seguite pure quello che dice la Chiesa, ci mancherebbe, per l'amor del cielo. Ma io su questa cosa non posso fare altro che questo e non posso dirvi altro che questo e non mi sento assolutamente fuori dalla Chiesa, perché mi immagino che San Pier Giuliano Eymard
mi immagino che Santa Teresa di Gesù, mi immagino che Santa Teresa di Gesù bambino, mi immagino che San Giovanni della Croce, mi immagino che Santa Teresa Benedetta della Croce, mi immagino che la piccola araba, mi immagino che tutti i santi del Carmelo messi insieme, nessuno di loro, me lo immagino così, sbaglierò, nessuno di loro lascerebbe Gesù in un bicchiere, nell'acqua, a dissolversi. Io me lo immagino così. Santa Margherita Maria Lacock, che per andare, è scritto nella sua autobiografia, è scritta nella sua autobiografia, guardate che non vi sto dicendo delle follie mie, leggete l'autobiografia di Santa Margherita Maria Lacock. Santa Margherita Maria Lacock, siccome nel cambiare una sorella malata, che scusate bisogna dirle come sono scritte, perché queste cose sono scritte così, siccome nel cambiare una sorella malata che si era fatta la cacca addosso, perché aveva dissenteria, ha avuto un moto primo di disgusto, che voglio dire, un moto primo l'abbiamo tutti, un moto primo di disgusto è naturale, no? Perché ha avuto questo moto primo di disgusto e quindi lei l'ha vissuto come un moto primo di, come dire, di ribellione, di mancanza di carità, no? Lei ci ha messo dentro la faccia lì, Lei ci ha messo dentro la bocca. C'è scritto nell'autobiografia di Santa Margherita Maria Lacock, andate a leggerla. Cioè, rendiamoci conto. Gesù le appare, dopo questo evento incredibile, perché capite che è una cosa, no, non è che c'era l'Eucaristia, non ho avuto un moto primo di fastidio per combattere questa cosa, ci ha messo dentro la faccia. Gesù le appare e sapete cosa le dice? Le dice: Suor Margherita, tu sei pazza. Gesù le dice: Suor Margherita, tu sei pazza. Sapete cosa risponde Suor Margherita? Risponde Gesù: beh, ho imparato da te. Tu cosa hai fatto per noi? E Gesù le ha sorriso. Guardate, mi fermo qui perché sennò poi mi metto a piangere. Ma, cioè, che cosa diremo a Santa Margherita Maria Lacock? No, guarda che schifo. Quell'ostia lì forse non era più fresca, quell'ostia lì forse è caduta, quell'ostia lì è stata calpestata. E allora? Qual è il problema? La Chiesa non si è mai sognata di dire, siccome hai avuto un moto primo di disgusto verso la cacca della tua consorella, ci devi mettere dentro la lingua. Non è scritto da nessuna parte, mai nessuno si sognerebbe di dire una roba del genere. E mi sono Margherita l'ha fatto. Perché? Perché ha avvertito l'urgenza di compiere un atto eroico di rinnegamento di se stessa. Bene. E se solo Margherita avesse trovato l'Eucaristia, cosa avrebbe fatto? Io ve lo ripeterò fino alla morte. Spero che Dio mi conceda di non impazzire, perché se dovessi dirvi una cosa diversa sarà segno che sono impazzito completamente. Di non impazzire, vi ripeterò fino alla morte questa cosa. E sono grato, io potrei morire anche oggi, sono grato a Dio di aver sentito che un giorno, perché se anche in una sola persona, tutto questo mio parlare avesse fatto maturare questa decisione di non far Gesù, di non far finire Gesù nel lavandino o nel water, ma di salvarlo, di assumerlo lui, con tutti gli annessi e connessi di salive, sputacchi e bave, guardate, io posso dire di essermi realizzato.
come uomo, come cristiano e come sacerdote. Questo mi basta. E spero che siano in tanti a compiere atti eroici di carità verso il cuore eucaristico di Gesù. Spero che in tanti maturi questa decisione ferma di dire: Gesù, ti trovassi ovunque, anche in un letamaio, io ti prenderò e ti assumerò. Perché è il cuore eucaristico di Gesù. E quindi due pezzetti di ostia vengono posti nell'acqua di un piccolo recipiente di ceramica che viene chiuso nel tabernacolo. La mattina dell'8 maggio, quindi praticamente 7 giorni dopo, padre Ioan per la prima volta controlla il recipiente e rimane stupefatto. Ne parla agli altri sacerdoti residenti in parrocchia. Quello che vedono, te va, guarda un po' cosa vedono, quello che vedono è che nell'acqua si sono formati come 3 coaguli di sangue ricoperti di peluria bianca che poi scomparirà. Io mi sarei sentito morire perché a quel punto non potevo più assumerla. E avrei detto: ma cosa ho fatto? Cioè, questo segno di Gesù, che cosa adesso dice a me? A me che ho fatto fare questa cosa, che cosa mi dice? Sulle pareti vi sono delle scie di sangue. Oh, guardate. Gesù, fammi morire piuttosto che fare una roba del genere. Sulle pareti vi sono delle scie di sangue come se fossero state prodotte da una specie di esplosione delle ostie stesse. È il dottore che scrive queste cose. Avvisano la curia, il cardinale Quarracino è assente, parlano con Monsignor Mira, il vescovo ausiliare, che per telefono raccomanda una perizia medica. La perizia, lo vedremo, conferma l'apparente natura ematica, quindi questo è sangue. Viene convocato anche un fotografo professionista, Marcello Antonini, che documenta nei giorni seguenti i cambiamenti che si susseguono. La domenica 10 maggio, sia durante la messa delle ore 19, celebrata dal parroco, sia durante la messa delle ore 20:15, celebrata da padre Graham, si ripete 2 volte un nuovo fatto prodigioso. Guardate che sono cose incredibili, eh. La patena su cui era appoggiata l'ostia consacrata si macchia di sangue, cioè sono altre 2 cose diverse. Cioè accadono altri 2 miracoli eucaristici. Che uno dice: ma scusate un attimo, ma in 10 giorni cosa è successo? È esploso il mondo. Cioè in 10 giorni abbiamo 3 miracoli eucaristici, tutte e 3 nello stesso posto. Cioè, io mi sarei fermato un secondo e avrei detto: no, ma scusate, cioè, o siamo ciechi o siamo sordi o siamo non so che cosa. Cioè, il cielo che cosa ci sta dicendo? Qual è il messaggio che ci vuol mandare Gesù? La patena su cui era appoggiata l'ostia consacrata si macchia di sangue. Si tratta quindi di 2 patene distinte, una di bronzo e una di stagno a forma di pesce. Cioè Gesù forse mi sta dicendo: guarda che quell'ostia sono io, guarda che quell'ostia è il mio cuore eucaristico, come vedremo, guarda che quell'ostia è il mio corpo. No, te lo dico nel caso in cui non ti sia chiaro, forse sai, gli studi di teologia non sono stati abbastanza chiari, forse la tua fede non è così, così formata, allora te lo faccio vedere in 10 giorni 3 volte. I sacerdoti della parrocchia di Santa Maria vivono momenti di gioia e di timore. Io avrei vissuto momenti di terrore, più che di gioia e di timore. Che cosa sta succedendo? Ecco, appunto, proprio a loro, tra le loro mani, appunto, appunto. Non posso che raccomandare, scrive l'autore, la lettura veramente toccante nel libro di Blondet del diario spirituale scritto da padre Eduardo Perez proprio in quei giorni, e io ve lo consiglio. Ve lo consiglio. Il giovane prete, che all'epoca aveva 30 anni, vive con intensa partecipazione personale il mistero della presenza reale in Eucaristia.
I sacerdoti di Santa Maria hanno deciso, anche se una dissimulazione che costò loro molto sacrificio, di non parlare di questi fatti al di fuori di una strettissima cerchia, nell'attesa di un pronunciamento ufficiale dell'autorità ecclesiastica. Intanto, per usare le parole di padre Perez, la cosa sanguina. Ecco, magari io non avrei usato il termine la cosa. Si mantiene lucida come la carne del fegato, ma di colore rosso intenso, non violace, senza il minimo odore di putrefazione. Dopo qualche tempo l'acqua del recipiente evapora e rimane questa crosticina sul fondo che negli anni si staccherà. Questa è la piccola crosticina rossa di un paio di centimetri di lunghezza massima che ho potuto vedere anch'io. Domani vedremo che cosa accadde nel 1994, perché questo che vi ho detto adesso è accaduto tutto nel 1992 in 10 giorni. Vedremo nel 1994 che cosa succede. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Amen. Se lodato Gesù Cristo, sempre se lodato.